Un incontro proficuo per certificare un bilancio in salute. Così il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al bilancio, Raffaele Piemontese, al termine dell'incontro con i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, Confindustria e ANCI Puglia. Si tratta di un momento di confronto per illustrare i principali provvedimenti contenuti nella manovra di bilancio. Maggiori risorse per il sistema sanitario, 15 milioni in più per il raddoppio delle corse per gli studenti, pendolari e operatori sono alcune tra le misure messe in campo. Cioè abbiamo implementato le risorse sulle liste d'attesa in sanità per provare a velocizzare i servizi in sanità, richieste specifiche che si sono accumulate anche a causa del Covid. Abbiamo implementato le risorse sul trasporto, andando a stabilizzare anche quel raddoppio delle corse per trasportare studenti, operatori sanitari, lavoratori pendolari. Quindi lì abbiamo messo 15 milioni di euro in più. Abbiamo fatto un lavoro sul sociale, sull'autismo, sulla procreazione medicalmente assistita. Manteniamo un livello di tassazione regionale tra i più bassi d'Italia. Siamo la seconda regione sull'addizionale IRPEF più bassa d'Italia. Valorizzeremo, ha puntualizzato inoltre Domenico De Santis, vice capogabinetto, le proposte che sono pervenute dal tavolo con i sindacati, ANCI e Confindustria per affinare con la manovra e con altri provvedimenti le questioni poste.